Buonasera, buonasera. Ci hai sentito il tuo ultimo commento? Ti ho sentito il mio ultimo Sì. commento. Ah, va bene. Allora ho Buonasera. fatto ad alta voce. Che cacchio succede che non c'è nessuno qui? Non lo so, non ho idea. Buonasera, rivista testi di Modestia Lavoro Twitch. Buonasera, web. Buonasera. Come state, carissimi? Godzilla dallo spazio. Godzilla dello spazio, esatto. Lì che gira. Esatto. Dovremmo prendere uno di quelli a fare per tenere sollevato Godzilla, che anche Che lui da rompe lui come dalla nave lo nello spazio zoc. così. Esatto. Buonasera, Dolce Incubo, ben arrivata. Come stai? Tutto bene. Stasera rimischio un po' volevo dire due robe stasera. Una che rimischio un po' la schedulazione, nel senso che Operation lo facevamo giovedì, ho deciso di spostarlo adesso al martedì, perché dovevo decidere cosa fare e ci ho pensato e ho deciso. Però non è un gioco che faccio il martedì, è un gioco sposto per esce il martedì e metto questo il giovedì. E domani o giovedì, adesso decido quando mettere il gioco nuovo, metteremo un'avventura grafica. Cosa che spero vi faccia piacere, che siete pronti a giocarla con me, perché ho bisogno di tutti i vostri cervelletti per giocare un'avventura grafica. Grazie. E ne parlo molto bene, quella che ho scelto, poi vediamo come va, se come sempre un suicidio per il canale, passerà di nuovo del tempo prima che ne faremo un'altra, se no ne faremo altre. Nel senso, a me piace farle in gruppo le avventure grafiche, anche se sono sempre dei suicidi per il canale, sono sempre Sì, dei suicidi, peggio fa del delle avventure JRPG, grafiche. peggio, meno lì ci sono le tette, qualcuno gli resta a guardare i Nei pe tette. JRPG Nei sì, però JRPG, quello. invece nelle avventure grafiche, no. Quelle con le tritte non si possono fare, sono espressamente Sono vietate. espressamente vietate da Twitch. Ma l'avventura grafica, punto e clicca, con le tette, non è. C'è Larry, c'è Leisure Suit Larry. E basta, credo. Come avventura rated R. E vabbè, spero che a voi piaccia, che vi diverte. Io ho voglia di farlo. È un'avventura che voglio fare da un bel po'. Ne parlano tutti benissimo. Non vi dico qual è fino a che non la facciamo, ovviamente. Ne parlano tutti benissimo e quindi la facciamo. E me ne frega niente, a me se non la guarda nessuno. Ma chi sono io? Ninja, che devo fare il pubblico. Poi facciamo mezz'ora di Fortnite e poi un'avventura grafica. Esatto. No, non è una buona idea. Fortnite dubito perché non so se ce l'abbiamo. Overwatch, Fortnite è però. gratis, quindi ce Vabbè, l'abbiamo di sicuro. L'ho anche già giocato io Fortnite, quindi non sono neanche perso nella nebbia, non è neanche una blind run, capito, di Fortnite. L'ho già anche già giocato. Vabbè. Poi l'altra cosa che volevo raccontarvi è che è uscita la polemica, sapevo che usciva, ho guardato il video e ho detto adesso qua c'è una polemica ed è uscita subito. E cioè c'è una YouTuber che ha 80 anni, quel che ha 80 anni, diciamo che ha 80 anni, Shirley Curry, quella che fa Skyrim, fa video di gameplay di Skyrim, nei quali fa roleplay di Skyrim, cioè si inventa le storie e gioca a Skyrim, perché ci piace Skyrim e gioca a Skyrim. Ciao Marcio. E adesso ho fatto un video dicendo mi prendo una pausa perché la mia salute, sto subendo lo stress del canale YouTube, troppa pressione, troppe cose, la gente non capisce quando io rispondo alle robe, insistono, rompono i marroni. Niente, non ha detto niente di particolare, ha detto mi consigliano dei giochi da giocare anziché Skyrim, ma io voglio giocare a Skyrim, volessi giocare degli altri giochi, giocherei degli altri giochi, dice sono una gamer, li guardo i giochi che escono, non è che non li guardo, e che se non voglio giocare non li gioco. E quando rispondo, mi propongono un gioco e rispondo no, non capiscono che no non è una risposta definitiva, non è che adesso allora mi spieghi perché devo cambiare idea. E già questo mi stressa, sta lì fa uscire un video al giorno, perché giustamente c'ha 80 anni e probabilmente un cazzo da fare. E dice adesso rallento la mia schedulazione, faccio solo più 4 video a settimana. E poi si lamentava del fatto che lei ha 800.000 iscritti e che solo in 3.000 guardano i video e che il tempo di visualizzazione media è 5 minuti. E io vorrei dire al signora Shirley Curry, signore, purtroppo funziona così, ma se te non te ne frega niente di fare le view perché c'è una pensione e questo è un bonus per divertirti tu, che ti frega di quanti vedono i video, che ti frega di avere 800.000, no? Tu falli e fottitene. E già a me non me ne frega di perdere le view. E allora perché ti preoccupi delle view? Cioè, mi rendo conto sia difficile, buonasera ragazzi, qualunque. Mi rendo conto sia difficile slegare il fatto che non mi interessano le view e non le guardo, le ignoro proprio, no? Perché le hai e quindi cioè, a quel punto le vuoi.
Però vabbè, questa è una crisi nella quale siamo entrati tutti quando abbiamo fatto gli YouTuber a numeri diversi, ma è una crisi che passiamo tutti, cioè, ma perché io faccio i video, li vedono X persone, ma li guardano 3 minuti? Perché non gli interessano, Perché la ovviamente. gente, la capacità di concentrazione della persona media Ma no, è... perché banalmente entri, te lo guardi, non ti interessa, vai via. E se tu sei un canale popolare, vieni proposto a un sacco di gente che non è gente che qui interessa. E i suoi 800.000 iscritti li ha avuti perché è una di 80 anni che fa Skyrim. E questo ha fatto dell'hype, ha dato della visibilità su vari media. E quindi dici, ah, l'ottantenne che fa Skyrim, vado e mi iscrivo. Ma poi non è che ti frega di vedere un ottantenne che con i metodi suoi da ottantenne, come si diverte lei, quindi con calma, parlando piano, leggendo i libri, legge i libri. Cioè lei trova un libro su Sì, Skyrim e ti legge a voce alta il libro di Skyrim. Manco io guardo, mi sono iscritto, ho guardato un video, ho detto mai più nella vita mi sono disiscritto, perché non mi interessava, cioè sono contento che lei faccia quello che deve fare, ma a me non interessava vederlo, ok? E vabbè, non è questa la polemica. Questa è, lei ha detto: vabbè, mio figlio mi rallenta, sono figlio 2 settimane di pausa, poi esco con una scrivazione ridotta perché non, io mi impegno a fare il roleplay, a raccontare delle storie, delle robe del genere, e poi nessuno le guarda. E mi rendo conto che tu stai impostando questa cosa come fosse la nonna che racconta una storia ai nipotini. Ma i nipotini oggi hanno Candy Crush sul cellulare. Non gli interessa ascoltare la storia della nonna, purtroppo. Non dico sia un bene, ma purtroppo la realtà è quella, e quindi c'è questo problema. E fin qua va bene, no? Cavoli suoi, canale YouTube, siccome so chi è, ha fatto il video, hanno condiviso un po' sto video, mi è passato davanti, l'ho visto, e quindi l'ho guardato. Il casino è successo perché ovviamente tutte le testate di videogiochi sono saltate sul carro della notizia, dicendo: gli haters fanno male a nonna Skyrim, i commenti. La cosa più obiettiva che è stata scritta, l'ha scritta VG247, mi sembra, che ha scritto, non ha scritto come tutti gli altri gli haters, perché tutti gli altri hanno titolato gli haters, che non era il problema, vi ho raccontato, non era il problema gli haters, cioè nessuno ha scritto a sta vecchietta dicendole stronza, muori, niente. Il VG247 ha scritto: per una marea, un massacro, la parola in inglese per massacro, ma il concetto è per una marea di commenti patronizing, che è patronizing e Sì. accondiscendenti, ok? Lei prende una pausa. Ed era la cosa più obiettiva, perché almeno non parlava di haters, parlava di commenti che cercano di spiegarle come deve giocare, e lei non c'ha voglia, ok? Buonasera, Clo. Buonasera anche a Landone. Sì, sono i patronizing, sono i commenti, quelli diciamo un po' con superiorità, con Quello, dicenza, esatto. puoi anche usare paternalistico, li chiamano, Paternalistici, bravo, quello era perfetto. paternalistico. Ok. Ed era la cosa più vicina alla verità, alla quale lei ha risposto su Twitter dicendo: caro VG, per piacere, non c'è stata nessuna marea di commenti, la mia comunità è molto bellina, è molto carina, sono tutti gentili generalmente. Per piacere, rimuovi quest'articolo e facciamo andare via sta notizia il prima possibile, grazie. Quindi anche Saz, buonasera, anche i più obiettivi, che sono quelli che non hanno parlato di haters, che ho già detto, guarda, c'è qualcuno che almeno ha ascoltato il video, no? Così, che non ha riportato la notizia di terza fonte senza andare a vedere l'originale. Pinguino tattico zuccherato ci dà 1 euro, grazie della donazione, Pinguino tattico Ci ha messo un po' zuccherato. Paola a leggere il Ci ho nome. messo un momento, poi c'avevo la musichetta nelle orecchie, quindi ho dovuto aspettare per non parlare su Dolly Parton. Mi scusi il disturbo, la signorina nipponica è ancora da lei? Sì, la signorina nipponica è ancora. Signorina nipponica, Dai, che sta beh, sono facendo ciao con la qua. manina, non la vedete perché c'è, ma è fuori off camera. E con la manina. E quindi niente, adesso c'è tutta la gente che nonna Skyrim, gli haters, i videogiocatori cattivi, no? Quella roba lì. Poi mi Invece. sorprende, adesso io non avevo seguito il seguito del video della signorina
signora, perché anch'io conosco la signora, se bene o male, se conosci Skyrim, è possibile che tu sia capitato per caso nel canale di nonna Skyrim. Ma è così famosa che la Bethesda l'ha messo un PNG con la sua faccia o l'ha messo nel prossimo Skyrim? Sì. Cioè c'è in uno Skyrim da qualche parte, una versione, c'è anche il suo PNG dentro. Ma perché lei fa dei video che sono veramente tanto curati. Io alcuni dei suoi video di Skyrim li ho seguiti e lei racconta una storia. Il problema è che sono 40 minuti a video. Certo. E o te la tieni di sottofondo, come è capitato a me, effettivamente lei apre il libro, lo legge, però poi di sottofondo una persona che legge, certo, puoi farlo. Io li ho fatti, però capisci anche che va anche molto a tempo. Certo. Perché ho tempo libero, ho voglia di seguirmi una storia di Skyrim, posso farlo. Voglio giocarmi a qualcosa, io non seguo più. Ma la brutta il momento in cui realizzi... Uno, che non sei da solo con i tuoi due viewers, ma ne hai 823.000 iscritti, e quindi in qualche modo questo ha dei pro e dei contro, ok? E l'altra cosa è che devi un po' anche rendergli conto, perché se facciamo una cosa per il pubblico. E l'altra cosa è che ti rendi anche un po' conto che magari quello che tu stai facendo non piace così tanto come pensi che piaccia. Cioè che dei 3.000 views, quelli che guardano 40 minuti di video sono un tot, sono magari 1.000, gli altri dopo un secondo chiudono. Gli hanno proposto, c'è una vecchietta che racconta Skyrim, che è sta merda, e chiude. Okay. Ma più che altro non sapevo che avesse risposto all'unico Twitter che era quello un po' più... Non so se gli altri ha risposto, io ho visto solo questa risposta qua, ma è tutta una notizia recente, quindi magari non ha ancora risposto, non mi è ancora arrivata notizia del fatto che abbia risposto, questo non ve lo so dire. E rilassate la signora, però è difficile seguire tutti, anche perché un video al giorno a 40 minuti di una nonna che te legge Skyrim, i libri da Skyrim, santa pazienza, con tutta buona volontà. Poi no, è vero che ha delle... Ma sai che adesso vuoi vedere i suoi video? Guardali, ci sono. Siccome crea delle storie, ha delle linee diverse, io se non sbaglio seguivo la... Sì, ha dei roleplay diversi. Sì, io seguivo il roleplay, quello del tipo Skyrim, la corte mi pare si chiamasse il nome del personaggio del ladro. Però comunque sono difficili da tenere, cioè a me non sorprende che su 800.000 persone che abbia lei i video abbiano una visualizzazione media di 8.000. Ah certo, e su quegli 800.000 c'è chi come me guarda uno ogni 3 mesi, e chi ne guarda uno ogni 6, e chi ne guarda tutti magari, e chi si è iscritto quando ha visto che esisteva e poi non l'ha mai più guardata, cioè non è che sono i più, cioè vabbè, insomma. Però comunque non sacrosanto quello che dice, che se nei commenti qualcuno ti scrive prova questo gioco e tu dici no, tu non sei tenuto a spiegare il perché non vuoi giocare quel gioco. Però non è una cosa che colpisce solo la signora, colpisce un po' chiunque giochi. Certo, se sei su YouTube, sta cosa te la sei... Quanto ha? Se sei su YouTube, sta roba te la sei beccata. Cioè, a me quante volte mi vengono a dire ma perché non giochi questo gioco qua? No. A, l'ho già giocato. B, perché mi fa cagare. C, perché non ce l'ho, mo regali tu. D, perché faccio quel cazzo che voglio. La scelta è una di queste risposte che non do mai, e dico sempre ah no, non mi interessa, e lascio perdere. Un abbraccio alla Gianni Morandi, che risolve metà dei problemi. Gianni Morandi risolve i problemi. Però quello è un problema che ha chiunque entri nella community. Le persone che arrivano e che ti chiedono perché non fai questo, e la gente non è abituata ad accontentarsi di un no. Vabbè. Vuole il motivo, vuole... Ma se pensi che c'è gente che viene da me e mi chiede come si fanno i colpi di testa in un gioco che ho recensito 3 anni fa, che ho fatto una recensione 3 anni fa, non l'ho mai più aperto. Ma sai mica come si fanno i colpi di testa? Ma che cazzo ne so io? 3 anni fa. E invece la gente non si rende conto, no? Poi un po' non ci si rende neanche conto che l'altro, dall'altra parte, effettivamente legga i tuoi commenti. Cioè... Dici che c'è gente che scrive commenti pensando che tanto lo streamer o lo youtuber non li legge? Sì. Non ti rendi conto che lo streamer o lo youtuber li legge tutti. Poi ignora il 99,9% di come li ignora. Ma... Adesso c'è una nuova ondata, tra l'altro poi ve la racconterò per bene, di quelli che mi scrivono great video, do you wanna become friend? In inglese. Su video di... Ma italiano? No, gente vuole farsi degli iscritti chiedendogli a gente su YouTube, diventiamo amici. Certo.
Sì, siamo ancora sulla vecchia tecnica del mi iscrivo e tu ti iscrivi da me. Iscritto ricambi, iscritto ricambi. Quel concetto quello, ma non lo posso più fare perché adesso ormai l'hanno detto tutti con una cagata, quindi ti scrivo diventiamo amici. Iscritto ricambi non va bene, diventiamo amici, va bene. Tu ti credi tra questi problemi, purtroppo, anche a me è successo, bello, perché non scrivi questo e quello. Esatto, esatto, ragazzo, è quello. Ma perché come faccio il cazzo che voglio? Poi dispiace che comunque la signora, avendo 80 anni, ci sta particolarmente male, diceva di avere problemi di pressione. Che effettivamente su una persona di 30 anni le cose danno un po' di stress, non da altro, una persona un po' più anziana la sente peggio. Ma no, però più non è tanto, secondo me non è tanto l'essere anziana, il fatto che lei ha aperto il suo canale YouTube e poi a botta si è trovato 800.000 iscritti. Non è stata una crescita graduale, ha fatto notizia perché era anziana e pa a botta si è ritrovati tutti. E certo, difatti. E questo ha... Adesso vedo come si chiamava il ladro di Skyrim, che non mi ricordo più. Ah, se lo sei tu. Allora, finiamo di esplorare sta torre che l'altra volta ci hanno menato. Siamo usciti vivi, ma non di tanto. Non ne siamo usciti tanto vivi. Siamo usciti un po' vivi. Allora, a me lascia perplesso che qua ci sia un posto. Perché sembrerebbe un posto che io devo trovare un tasto. Sì, perché? Ricordo giusto, la corte si chiamava il, la corte. C'aveva questo nome vagamente italiano, per quello che mi aveva ispirato nella sua saga, nei suoi vari roleplay. Allora, cominciamo a vedere il tasto. Se voi vedete dei tasti, vedete qualcosa, voi cominciate a esplorare bene, ho capito io. Che... Buongiorno, signora Finestra. Ma sai, Marchov, che non ne ho idea, perché... Io quando mi sono iscritta, lei aveva tanti iscritti, ma non era 800.000, era un numero molto più basso. Però ha avuto una crescita non graduale, ha avuto una crescita esponenziale. Sì, perché quando gente tipo Kotaku, quella gente lì, ha iniziato a parlare di Nonna Skyrim, tutti si sono buttati a iscriversi alla Nonna Skyrim. Che gli interessasse o non gli interessasse. Per carità è diritto, ma... Cara Nonna Skyrim, fregatene e bada i tuoi iscritti. Allora, il nostro problema è che uno, qua abbiamo, questo è chiuso e va bene, qua abbiamo sto coso qua che non sappiamo cosa, a cosa serva. Tasti io non ne vedo. Ma la cosa che mi lascia più perplesso è questo qua. Perché in un posto molto specifico, dove a me non sembra di avere niente di celato da vedere. Qua è più vicino che là. Qua è più lontano, quindi sembrerebbe essere da qualche parte... Tipo là sopra sembrerebbe essere. Non so se convenite con me. Allora, prima di andare là sopra, guardiamoci attorno molto bene. Perché qua dentro qualunque roba io debba vedere, ma come cavolo ci entro lì dentro io? Non ne ho idea come ci entro lì dentro. A meno che non ci sia tipo un tasto da queste parti. Qui non c'è niente. Qui non vedo niente di scritto vedibile. Qua c'è il busto del re. Un armadio chiuso. Un baule che ho trovato là. Una piccola gemma, va bene. Qui c'è un balcone nel quale non vedo niente.
qui non si può andare. Enchantment holds Stoneheart in place. We will use the tokens held by fallen stonemasons to position this floor appropriately. Ok, dobbiamo mettere i token, 4 token dei mesi, dei cose. Ah, forse qua. No, perché non mi ci fa mica andare. Vabbè, ci torneremo dopo, cosa volete che vi dica? Non vedo modo per passare. Quanti erano prima gli iscritti della signora? Prima erano 820.000, se non mi ricordo male. No, però tipo io ho iniziato a seguirla, se mi ricordo bene, quando ero in università, quindi si parla di qualche anno fa, uh-huh. E lei aveva appena ricevuto, se non ricordo adesso, non a far riguardare nei video, aveva appena ricevuto il Silver Button da YouTube. E il Silver Button lo ottieni quando superi i 100.000. Quindi lei aveva già superato i 100.000 quando io mi sono iscritta qualche anno fa. Quindi lei, in, fate conto, qualche anno di canale, adesso magari a dirla grossa, 4 anni di canale, forse ha moltiplicato il numero di iscritti, perché erano 100.000, adesso sono oltre gli 800.000. Io quando ho visto per la prima volta una Skyrim che dovesse 400 iscritti. No, io, lei aveva già superato i 100.000 quando l'ho, se non ricordo male, quando l'avevo trovata io qualche anno fa. Però comunque passare... Allora, lì c'è un passaggio. Lì c'è un passaggio che... Dove cazzo va? Da sopra si scende o da sotto si sale. Ma questo affare qua probabilmente fa una scala a sto punto. Ok, scusa, ti ho interrotto. No, tranquillo, non dicevo che aveva... Cioè, in qualche anno, l'ultima volta che io ho badato al numero di iscritti che aveva sta signora, si sono moltiplicati per 8. Beata lei che gli devo cioè, dire. Esatto. Giusto? Non sono pochi. Prima di fare un altro passo, ti devo ancora una spiegazione su cosa è successo qui. Dunque, per secoli tutto Perensha ha riverito gli scalpellini per aver creato alcune delle più grandi strutture conosciute dall'uomo. Qualsiasi compito ci è stato conferito l'abbiamo di buon animo compiuto con maestria e abilità senza pari. Non abbiamo mai fallito, almeno fino a un certo giorno non molto tempo fa. C'è una ragione per cui pochi vivono tra Deva e la grande foresta, una maledizione permane da così tanti anni che il tempo stesso ne nasconde l'origine. Eppure Re Vakar, colui che hai servito, Mesei, insiste nell'espandere il suo regno qui, con un castello così grande da competere con la sua stessa grandezza. Abbiamo creduto di poterlo fare. La maledizione la pensava diversamente. Giorno e notte abbiamo lavorato, ma qualsiasi cosa noi costruivamo, di giorno crollava. Qualunque cosa edificassimo, notte e tempo, crollava a terra al mattino. Il mio secondo in comando, Boldiger, studiava le arti oscure nel tempo libero. Un hobby lo chiamava, e un hobby così, c'è chi la filatelia e chi le arti oscure. Certo. Giusto? C'è chi fa la maglia, esatto, e chi fa le arti oscure. E chi evoca, gli evocano morti. E da lì è emersa una soluzione imperscrutabile. Con la giusta miscela del nostro mortaio disse avremmo potuto sfidare qualsiasi maledizione. L'ingrediente chiave, il sangue caldo e le ossa della prima persona che avesse posto piede su questo luogo. E quella persona era Anna. Non senza molte discussioni e dure parole, te lo assicuro. Ma sì, Anna. Un silenzio attonito li consumò finché Sebastian non riuscì più a reprimere la rabbia. Hai sacrificato una povera ragazza per orgoglio? E il prezzo viene pagato ancora mentre parliamo. La notte perpetua rafforza la sua anima torturata. Anche se non so cosa l'abbia liberata, di questo non dirò nulla di più, per ora. Ma tu direi di più, c'è di più in questa storia. Se non avessimo bisogno di te per andare avanti, Kayla, ti avrei conficcato una freccia nel petto senza esitazioni. Ma no, garuccia, dai. Non te lo impedirei. Lo farei. So che dura da digerire per tutti, ma dobbiamo andare avanti. D'accordo. Chi è? Chi è questo qua? Non può essere, Benedek! Lo conoscevi, signora? Una volta, ma ora io... Che la... Battaglia.
Evocatore, risveglio la paura, insonnia. Allora, rallentati un momento, grazie. Poi avvelenati e infiammati, bravo. Poi prendi una legnata. E poi attacca lui. Ma lui evocherà. Non si cura. Di 41. Salute. Salute 41. Bravo. Fai così. Fai degli altri danni da veleno. È immune al veleno. Sempre immune. Tutti sono sempre immuni al veleno. Ma sono sempre tutti immuni al veleno. Non è immune. Ha preso danni dal veleno. Buongiorno signor coso di pietra, che simpatia vederla qua. Che mazzata che ci ha tirato, dottore. Io mi invisibilizzo, va. Doppio aia, va bene. Però in teoria adesso, dai. Ok. Data bene. Guanto a manopola. Le mofole abbiamo trovato. Copre la testa. Ma è un guanto, come fa a coprire la testa? Perché un guanto a manopole sulla testa? Copre la testa, ma non offre molta protezione. È un guanto. Testa è un guanto. Va bene. Forse guanto non era la parola giusta. Forse ti prendono un po' in giro, dai. Forse era, voleva dire cappuccio. Forse. Invece di guanto. Glove, che altra traduzione ha? Glove, guanto. E che altro termine esiste per dire glove? Non lo so. Allora. Questa qua mi sembrerebbe una zona bloccata. Di là c'è un signore che corre. Marton, mi avete entrambi deluso. Ma perché c'è tutta sta gente? Ma chi vi ha chiesto... Chi vi ha detto niente a voi? Santa pazienza. Golem di pietra, ma fanno male porco sti qua. Sono tutti evocatori. Ma come vuole che li facciamo? Tenete, si congeli. Quante mazzate però. Facciamo prima così, va. Fotte fuoco a tutti. Marton, lei prende più danni lei là dietro, va. E tu cura questo qua che adesso si piglia pure la provocazione sicuro. Grazie enigmista. È un guanto, ma una manopola, ma è un copricapo, esatto. Magico Bue, buonasera. Che siete immuni al veleno oppure no? Purtroppo. Ecco, faccia così, che fa dei danni un po' a tutti. Lei provochi. Lei attacca quello dietro, gli fa 4 danni, wow. Lui si cura, va bene. Lui si cura, e vabbè. Quello dietro ci piglia cazzotti. Che
Che simpatia. Potevi fargli 23 danni anziché 22, porca miseria. Mancato, certo. Devo ucciderlo, non è che posso fare dell'altro. Sta giù. Tu invisibilizzati. Ah, che simpatia! Che male, più che simpatia. Porca miseria. Bello. Bella ammazzata. Complimenti. Ci ha distrutto pesante. Volete lavarmi le mani? No, è stato molto bello. Qui c'è avuto un attimo di rallentamento. A me è arrivato già bannato. Sto molto ridere. Ti è arrivato già bannato? Già bannato dai libri. Ho detto, madonna, enigmista quanto veloce. Veloce enigmista, super veloce. Allora, io non vorrei andare già a salvare. Vediamo se di qua c'è qualcuno di più simpatico. Il distributore di vino più particolare che abbia mai visto, e ne ho visti molti. Sono d'accordo. Le corde che circondano ciascun ricettacolo sembrano posizionate deliberatamente. Perché uno di un colore diverso dalle altre? At least not without wasting perfectly good wine. It is possible, but not without wasting perfectly good wine. That was almost witty, Meze. I didn't know you had it in you. Allora, io devo arrivare col vino a quella cosa lì, giusto? Qui devo fare così. Lui si riempie completamente. Io lo sposto di là. Scarico il vino. Now it's all on the floor. I do hope that those barrels are completely full. Ne sono a due. Lo sposto di qua. Lo riempio e vado a tre. Sì, c'è un sacco di vino, lo sappiamo. Allora, io devo arrivare a 4. Only 3 rings up. What happens if it gets to the red? Quindi, se metto dentro ne metto 5, ne sposto di qua 3. Ne scarico 3 e metto di qua 3. Ah beh, facile. Allora, lo riempio. Lo sposto di qua. Lo scarico. Lo sposto di qua. Ne ho messi due. Lo riempio. C'è posto per uno solo. Sposto di qua quel solo che ho. Ok. Fiducia del twist. Va bene. Twist, era brutto il twist. Era brutta, tanto brutta. Era brutta il twist. Era bruttissimo, però enigmista l'ha apprezzata. Ma non c'è McCage, quindi devo... Dov'è McCage? Non c'è oggi, ha detto che è un po' assente di gruppo Sam. Devo compensarlo in qualche modo, ci manca. Allora, abbiamo recuperato la chiave, salviamo. Mi stai infatti chiedendo cosa volessi dire, va bene. Una ragazza qualunque non l'ha neanche capita. No, poverina, esatto. Ma era talmente brutta che non c'era bisogno. Ah, qua c'è la chiave. Esatto, che abbiamo rimosso. C'è un altro signore là sotto. Vabbè, ho appena salvato. Signore da solo. Lei resta da solo, vero? Karui, my brother. Karui, fratello mio, posso tu finalmente riposare in pace? Allora, caro signor Karui, mancato, che bello, cominciamo benissimo.
Si piglia il veleno. Genera subito quell'affare lì, va bene. Lei gli dia una martellata qualsiasi. Lei aumenta i danni. Lei dia fuoco al signor Carwi. Lei curi Mister Simpatia qua dietro. Lui si cura, va bene. Allora, martellata. Lui deve fare provocazione perché sennò mi sciottano della gente. Vai col secondo attacco, bravissima. A posto, signor Carwi, arrivederla. Sandra di cuoio fine, che si metteranno su una spalla. Grazie al più grande pellettiere di Operensha, grazie. Gettone di Carwi. Ah, loro mi danno i gettoni, questa gente qua mi dà i gettoni, va bene. Grazie dello scudo. Il fatto di non aver ancora trovato delle porte, passaggi segreti in questa zona qui mi lascia perplesso. Cosa? Mesei è passato. Che carino che Mesei è passato. In caso di emergenza c'è sempre l'Evergreen, maledetto correttore. Giusto, è vero. Buongiorno Codino. Bentornato. Era pure in isolamento, in effetti. Allora, facciamo passare Mesei, grazie. Però adesso esca. Prima facciamo una distribuzione dell'inventario. Poi andiamo da Mesei e gli diciamo che lui può avere quelli da più blocco gli ha dato. Gli diamo ancora più difesa? Sì, diamogli ancora più difesa. Sì, va benissimo. Per il re. Ah, ricarica energia questo. Ah, giusto, e curava anche lui. Esatto, lui curava. Quindi sblocchiamo la cura, Mesei. Bravo, Mesei. Che ottima scelta che hai fatto, Mesei. E poi ti daremo del vigore. Vabbè, dal ghiaccio, tutto il resto non ce ne frega niente, giusto? Esatto. Fidel sono le tue abilità di tipo sole, ora consumo il 15% in meno. Ma quali sono le mie abilità di tipo sole? Tutte sono di tipo sole? E questo qua è il tipo, secondo voi? Saranno tutti di tipo sole, io suppongo. No, ok, questo è tipo vento, questo è tipo sole, questo è tipo sole, questo è tipo Satana e questo è tipo sole, va bene. Teniamo il tipo sole. Allora, sono tutti molto molto feriti. Io prima di fare di andare a riposare una volta vorrei andare a vedere come funziona quell'affare là, cioè se quell'affare là mi permette già di metterli dentro, se succede qualcosa se li metto dentro, ma dubito, e se come suppongo ne ho già due. Ho la classicona, scusami, mio fratello ha preso il cellulare. O il gatto si è seduto sulla tastiera. Cioè, hai scritto twist, certo. Si è seduto proprio in questa parte della tastiera, nella parte sinistra. Moving this floor dial does nothing without the proper tokens in place. Allora, qua ne abbiamo già due. Quindi mi stai dicendo che io qua dovrei avere il caprone. Qua dovrei avere il piccione. Ma il piccione non è qua. Questo è un pesce.
Questo qua sembrerebbe un piccione. Il pesce è di là. I once caught a fish that spoke. It begged me not to eat it. I did not oblige his request. Allora, questo qua è un pesce. Questo è il pesce, quindi queste qua sono di sicuro fatte così. Perché il pesce può essere solo fatto così, giusto? Qua ci sono gli uccelletti. Sono uccelletti, ma non è abbinato bene sta affare qua. Ah, perché non è detto che sia questo qua il pesce. Potrebbe essere questo il pesce, molto meglio. Ok. Qua ci sono quelli che credo siano degli uccelletti. Questa è una gallina. Vabbè, non lo so ancora, lo capiremo dopo. Intanto lasciali lì, che male non fanno. Comunque zappo con gli uccelletti. Eh sì. Non mi è ancora chiarissimo quello a fare lì. E mi sa che mi tocca dormire. Non credo di avere alternative al dormire. Io... cioè, o cielo, posso anche fare così... e poi dovrei poter usare la pozione, giusto? Esatto. Con G ridò a lui l'energia, poi gli riprendo la cura, G, curo lui, G, curo lei, e posso andare avanti senza salvo, e posso procedere. Imboscata. Il problema sono sti due, maledizione, perché sti due sono un problemone. Io devo per forza batterli più o meno assieme, quindi facciamo così. Così. Mi gira proprio davanti alla faccia. Giusto. Lei attacca questo, molto gentile. Lui addormenta quello dietro, perfetto. Aia. Aia parte 2. E poi iniziamo a malmenarli. Lui si nasconde. Lui li provoca. Lui manca come uno stronzo. Allora, tu sei a 2. E io adesso vorrei abbassarti più che posso. E restituire dell'energia a lei. Bravo. Sono andati via gli effetti sonori. Non del bestione dietro. Ho capito che siete a 2 e a 4, però... ok.
E adesso dobbiamo fare quello là dietro, che ha 155 punti vita. E noi non ne facciamo così tanti. Ecco, addormentalo, bravo. Ancora un turno per quello. E quindi schiaffeggiamolo. Aia. Davvero, 7 danni. Una curetta a tutti. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Tu è meglio se attacchi. Tu guarisci il 100% della vita. A chi? A lui? A lui. Tu aumenti la probabilità di bersaglio. Ma fai che attaccare, tu va. 1 più 5. Un punticino alla volta, eh. Un danno da zero alla volta, che botta. Sette danni, tu guarisci qualcuno al 100% della vita, guarisci lui. Fai il secondo attacco, bravissima. E addirittura un critico. Un altro critico, addirittura un altro critico. Sì, se a un punto vita muore in silenzio, grazie. Abbiamo trovato gli altri due gettoni, Marton e Matteo, che hanno dei simboli sopra, dei pallini sopra, e guanti di cuoio intrecciato. La trama intrecciata del cuoio offre una maggiore protezione rispetto al cuoio liscio. Ne prendo atto. Mostly Matteo. At first, he opposed the idea of sacrificing a human being to erect this fortress. He stood with you. I understand. He changed his mind. Partly due to my own misled urgings. I never said I was free from blame here. At least you admit it. Questa è finta? Ma che delusione, mi metti una cassa finta. Vabbè. Direi che possiamo andare a salvare, a dormire e poi a fare l'enigma dei cosetti. Osservo, buonasera. Mi fa sempre ridere che osservo, saluti. Allora, parlo e osservo. Scusate la maleducazione. Perché maleducazione? Mica devi chiedere permesso. Qua vieni, entra. Fai come fosse casa tua. Sovrascriviamo. Va bene. Allora, signora. Dov'è? Forza 2, legna da ardere. Ma io legna da ardere posso dire che ne comprerei un paio. Così. Poi vediamo vendere cosa puoi vendermi. Lo scudo possiamo venderlo, credo. Allora, gli oggetti, questi qua sono solo oggetti di soldi. Quindi vendi questi due oggetti di soldi, perché non ci servono più. Poi, qua ci sono tutte le varie cose che poi dovremo passare. Sicuramente 12-2-7, 11-2-5. Cioè, questo qua è meglio di quello là. Il piccolo scudo è meglio dello spetum, che è meglio dello scudo del pugno. Vabbè, lo dicerai. Allora, andiamo a risolvere l'enigma. Come stai, osservo? Non abbiamo chiacchierato molto l'ultima volta che sei venuto, che era anche credo la prima, perché ho visto il follow, se non mi ricordo male l'ultima live hai fatto il follow a memoria. Allora,
Questo qui ha tre cose sopra e sotto due sotto. Sembrerebbe questo. Quindi qua c'è la volpe. Questo qua è quello asimmetrico e quindi è il coso qua. Questo qui dovrebbe essere il pesce. E questo qua dovrebbe essere l'altro affare, perfetto. Allora, the problem is che questo qua è il pesce. E il pesce mi sembrerebbe poter avere una sola, un solo tipo di coso sopra. Gli uccelletti li ha messi. Devo farli uno alla volta. Ok. Sì, uno alla volta vanno bene, perfetto. Questo qua è una volpe? Sarà questa qui la volpe? Poi abbiamo il caprone. E suppongo avrà degli zoccoli sotto. Eccolo qua. A posto. Io informo i sub che nel gruppo Telegram dei sub hanno la GIF dell'estate 2020. La GIF dell'estate 2020? Ma non sono in costume da bagno. Ma è la GIF dell'estate perché c'è sì, tu le chiappe le zanzare. Ah, ho capito. Non sia mai detto che non mantengo le mie promesse. Saresti solo tu, tesoro. Anna, io ti ringrazio. Chela si avvicinò al possente cuore di pietra intrappolato nella roccia. Prima che potesse anche solo toccarlo, lo strumento incantato esplose dalla roccia che lo costringeva in un lampo di luce accecante. Cadde a terra, reclamando il suo martello. Chela non provava alcun conforto, solo una solenne determinazione. La magia del martello ripristinerà i sentieri sconvolti, come quello vicino a noi. Da lì raccoglieremo tutte le catene che vedremo. Quando ne avremo a sufficienza, lancerò su di loro un incantesimo che ci permetterà di intrappolarla. Chela si unita alla compagnia, nuova voce della guida. Cuore di pietra e all'accesso rapido, va bene. Ferdinand l'abbiamo già letto. Gli scalpellini. Quando ero un giovane e piccolo Yorska, volevo diventare uno scalpellino. Tutti in Operencia li conoscono come i costruttori di maggior talento della regione. Il fatto che facciano uso o meno della magia nelle loro edificazioni dipende dal committente. Potrebbero benissimo anche farlo. Se davvero avevano poteri magici, tuttavia, di sicuro non erano sufficienti a proteggerli dalla maledizione della fortezza di Deva. Mentre sto scrivendo questa nota, tutti gli scalpellini, tranne due, vagano per i resti del castello con l'intento di ucciderci. Sembra che le loro anime abbiano lasciato i loro corpi, eppure maneggiano i martelli a mo' di arma con la stessa abilità con cui un tempo li usavano per costruire la fortezza stessa. Tra di essi, il capo, Chela, si è unita alla nostra compagnia, mentre il suo secondo in comando, Boldisar, è sparito chissà dove. Ho già espresso la mia opinione sulla stessa Chela, ma i suoi fratelli non le hanno fatto molti favori quando si è trattato di resistere al piano demente di Boldisar. È difficile strapparle informazioni, non fa altro che fissare il pavimento e borbottare qualcosa. Sembra che solo uno di loro, un tipo di nome Matè, si sia dato molto da fare al di là delle sue obiezioni. Matè per ora è più spaventato da questi luoghi maledetti che dallo schierarsi contro la moralità della vicenda. Benedek era un altro oppositore che, sempre per motivi egoistici, prese gusto nel praticare il folle piano di uccidere la prima tra le amanti che si fosse presentata, quando Anna appare al posto della moglie. Gli altri scalpellini non meritano vere e proprie citazioni. Scriverò i nomi per i posteri. Sebo, Radò, Isaac, Ambrus. Ambrus di chi è? Matgol, 24 mesi per te. Torno sempre più di Radò, ma lurco sempre i past. Bellissimo disaster report. Ma torno di tanto, Matgol, che ci manchi. Perdi le mie grandissime battute che fanno super ridere. Esatto. Buonasera a tutti. Ciao Buscetti. Guardo mentre gioco a This War of Mine. Sono tutti tristi perché ho rubato in una casa. E beh, c'è la guerra. Buscetta, spiegaglielo. Che non è che si può fare gli schizzinosi in guerra. Giusto? Ciao amici, lavoro troppo. Lavora meno, Matt Gold.
cosa te ne fai di tutti questi soldi? Lavora meno. Ambrose, dicevo, Carui, Marton, Giula, Gheorghi e Mihaly, tutti del Trentino, secondo me, sul Tirolo. Disgrazie dell'umanità, tutti loro, d'altra parte non sono più neanche troppo umani, va bene. Mi rendo conto del problema. Non ho salvato io qua. No, ho salvato. E perché allora mi dici? Chi è passato di livello? Lui è passato di livello. Oh, vedi che se ci impegniamo ci capiamo. Danno critico più 10%. Danno critico più 10%. Attacco critico 25 più 2. 25 più 2. Agilità. Danno critico. Lui fa sempre più danni critici. Però se non ci prendi con i danni critici è un problema. Giusto? Freccia avvelenata, no grazie. Il 2% non è così tanto, porca miseria. Cioè un attacco su 50 in più è critico. È vero che diventa uno su 25 in più, cioè si sommano queste cose, però non è che sia proprio questa meraviglia. Vabbè, attacco critico. Faccio così. Poi le diamo dell'altra... del vigore, dell'agilità... del un punto di agilità, due punti di agilità, un punto di vigore. E poi vediamo se è tutto ottimizzato. Mi sembra tutto ottimizzato e non era tutto ottimizzato. Questo qua gli piaceva di più di quell'altro. Va bene. Rimbalzi i danni 3%. E rimbalzi i danni. Tu sei a posto? Sì, perfetto. Allora, control per selezionare l'artefatto. Arriviamo qua, facciamo F. E lui si addrizza. Là c'è un signore, quindi ci andiamo dopo. Ma la mia domanda è, ma col martello posso sfondare sta porta qua? Ma col martello posso aprirmi la strada tipo là sotto? Lì? Qui? No. Quindi proprio solo quelli che mi dice lui, cioè. Qui no. La tua comitiva può essere costruita da 4 membri, potrebbe sostituire il personaggio e i falò. Adesso vado a vedere, con calma, non si agiti. Salvi, va. I primi 4 membri fanno parte della compagnia attiva, va bene. La caldera del mappa del mondo. Kela, che cosa fa di bello Kela nella vita? Togliere tutti gli oggetti da Sebastian? No. Voglio solo vedere cosa fa per ora. Sì, però è tutto molto bello, ma se tu non mi dai una zona di inventario dove io posso vedere qualcosa più di quello che mi stai facendo vedere tu adesso... Devo fare tutto il giro, davvero? Voce della guida, menu, non me ne frega niente della guida. Qua c'è più roba da fare, va bene. A posto. Allora, andiamo a vedere cosa fa Kela. Kela, buongiorno. Ottimizzi la roba che c'è addosso. E andiamo a vedere che abilità ha lei. Lei ha martellata, tradizione, convocazione di creatura dell'oltretomba, invoca in tuo soccorso la creatura dell'oltretomba. Il tipo e la forza della creatura convocata dipendono dal livello dell'incantatore. Eh? Maestri a schiacciamento, schiaccia un nemico con una roccia creata con la magia e infliggerai danni fisici. Ha parecchia forza, un punto in più di tutte le caratteristiche con questo upgrade, resistenza a manetta.
Ma soprattutto io posso ridistribuire tutto, lo sai? Io posso far ridistribuire, sì, fare uno, sì, due sì, tre sì, quattro sì, cinque sì, ancora quattro punti talento. Sicuramente la forza. La resistenza non me ne frega più di tanto al momento, grazie. Posso prendere o un consumo energetico ridotto oppure un bell'attacco che colpisce tutti. Che non mi dispiace. Un bell'attacco che colpisce tutti. Tu sotto cosa sei? Parola della vita. Cura il 12% di ogni membro del gruppo per 3 turni. Bello. Bello darle le cure. Basta il consumo energetico, va bene. Al prossimo punto gli diamo le cure. Così non è che è meglio non discutere, sono d'accordo. Ma la proviamo subito, la teniamo qua volentieri, guarda, è molto simpatica. E qua dovrebbe esserci un altro posto, no? Che posso raddrizzare, o mi sbaglio? Non mi sbaglio. Quindi si può andare solo dove eravamo prima noi? Va bene, che delusione. Pensavo mi si fossero aperte delle strade, invece mi si è aperto niente. Vabbè, me ne vado. Torno dove ero prima. Camper Magazine, buonasera. Quando riporti Someday You'll Return? Domani o dopodomani? Se vuoi saperlo, con certezza ti iscriviti al gruppo Telegram, così ti arriva la notifica quando faccio qualcosa. Cosa faccio quella sera? Buongiorno. Ho capito che ci sono delle varie cose, ma se non mi ci fai arrivare, santa pazienza. Sì, ce ne sono tanti, va bene. Meniamo prima questi qua. Allora, è uno spawner. Il fatto che sia uno spawner non mi piace per niente. Quindi cominciamo a menarlo forte, forte, forte. Signorina Kela, lei mi sembra aver capito come funziona la vita, però. Non vorrei dire, ma. Più di quell'altro vecchietto. Non ho ancora deciso se farlo domani o dopodomani il Someday You'll Return. Probabilmente dipenderà molto da quanto sarò. Allora, il punto è, io il mercoledì sera non posso sicuramente fare tardi. Perché il giovedì mattina mi sveglio molto presto. Però il giovedì sera tendo ad essere un po' più stanco. Quindi l'idea potrebbe essere fare la cosa che sono sicuro di non andare lungo il mercoledì e il giovedì fare qualcosa che mi permette di andare un po' più lungo se sono abbastanza riposato. Non ho voluto farmi notarlo che lo spirito ti chiamava tesoro. Finisci la tua storia, non era stata scelta a caso per il sacrificio, non è vero? L'incantesimo esigeva che il prescelto fosse una delle nostre mogli. Eravamo d'accordo che sarebbe stata la prima a visitare il sito. E tua moglie Radna, interessante. Lei non mi ha mai fatto visita al lavoro. Mai! Ho lasciato che il mio orgoglio prendesse sopravvento. L'idea che sarebbe stata di qualcun'altra. Come convivi con la tua coscienza, Kela? Convivo solo con il dolore, la miseria e il rimpianto. A posto. Quel che è fatto è fatto. Mi spiace per quello che è successo, ma potrei rimpiangere ancora di più ciò che ci resta da fare. Le catene magiche la terranno sul posto per bloccare la maledizione, non per eliminarla, ma non senza incatenare il tuo cuore, capisco. Avanti, quindi. Ah, che bello! Poveretta la nostra patra. Poveraccia! Mi raccomandi,
dice, no, tanto la mia non viene mai, capiterà qualcun altro. Esatto, dice, non viene mai a trovarmi, quella stronza non viene mai a trovarmi, e invece... Questo ti insegna a non dire mai, tanto capiterà a qualcun altro. Esatto. Mi sento più sicuro con Kela al posto del vecchio. Kela tira delle mazzate incredibili. Abbiamo fatto un gruppo di filosofi, io ve lo dico, se non ve ne siete accorti. Abbiamo fatto un gran bel gruppo, una catena. Tre dobbiamo trovarne, va bene. Abbiamo fatto un gruppo di filosofi. Platone, Eraclito e Sofocle. Allora, senta, lì torno tra un momento. Prima vado, finisco di esplorare qua, eh. Una stanza alla volta. Chiave del baule. Qua c'è una porta. Chi è? Cumber Magazine, grazie per il follow. Benvenuto su Unnecessary Pixels. Niente Archimede? No, abbiamo Yorshka. Purtroppo non c'era Archimede, abbiamo Yorshka però per il momento. Ma Yorshka è simpatico, scrive il diario. Fa cose che ci intrattengono. Si posiziona il signor Coso qua. Assenza di peso. Usa la piuma del grifone su alcuni oggetti. Gli oggetti usano il batte la pesca. Tirare o spingere oggetti. Dopo averli tirati o spinti potrai mettere. Allora, qua c'è una leva intanto. Ok, che mi permette di andare lì, perfetto. Poi qua abbiamo la piuma del grifone. Che facciamo così. Posso afferrarlo e metterlo dove lo devo mettere, sta fare, secondo voi? Ah, perché questo qua pesa meno di quell'altro, quindi questo qua più rimane più pesante e ce lo tirava più giù. Questo qua pesa meno e quindi arriva solo fin qua. Niente, battaglia lo stesso. Allora, signorina. Signorina. Se addormenti, che le fa bene dormire un po'. Aumenti il danno e via. E che là dietro cominciamo a fare pochi danni. Vediamo cosa fa la convocazione di creature dell'oltretomba. Che cosa ha fatto? Qua c'è uno scheletro. Che provoca... Ah, quindi c'è, non lo vediamo, ma c'è un nemico in più che combatte per noi. Va bene. Aia. Lei si piglia gli attacchi, grazie. Lui si nasconda.
E lei gli tira un sasso. Le piace il sasso. Faccia così. Così curiamo un po' tutti. Lo scheletro manca. Però lo scheletro è più resistente del previsto. Posso dirlo che... Io ho capito che bisogna menarlo e basta. Mica tanto. E gli faccio dei danni indietro, cosa le devo dire? Una mazzata alla volta. Lo scheletro provoca. Lo scheletro manca. Bloccato, va bene. Resistito, va bene. Tutti che mancano. Tutti che mancano. Lo scheletro prende, va bene. Ho dormito come un sasso, esattamente. Ci vorrebbe della carta, magico bue. Non credere che mi sfugga. Ma ti sembra ci vorrebbe della carta, dai. Ma gli si è seduto il gatto sulla tastiera, lascialo stare. Ma lo faccia al forno il gatto, magico bue. Se dice ste cose. Ma alla fine lo scheletro ha fatto il suo mestiere, posso dirlo. Va bene, siamo arrivati qua. E poi abbiamo scoperto che c'è questo qua. Con la piuma, F. Devo proprio tenerlo, capito? Dove siamo tornati? Siamo tornati qua. Ah, siamo venuti a prendere quell'affare lì e basta. Però noi dobbiamo andare qua. No, lei venga più avanti, grazie. Si sposti di qua, grazie. Allora, dobbiamo attivare questo, spegnere questo e interagire con questo. A questo punto riattiviamo questo. E siamo tornati qua. A questo punto riattiviamo questo e andiamo a salvare. Ma perché sti qua si rialzano all'improvviso? Mi hanno hackerato il fratello, esatto. So che le cose sono finite terribilmente, Kela, ma devono esserci stati dei bei momenti tra te e Anna. I migliori. Poco dopo che la maledizione avvolse il castello sommerso nel lago, i miei compagni Scalpellini ed io eravamo già in viaggio per un nuovo lavoro. Anna è apparsa davanti a noi, scarmigliata e affannata, ma così bella. Disse che era stata appena usata come pedina della battaglia dei fratelli, che il re Brek l'aveva incatenata a una carrozza costringendola a tirare come fosse un cavallo. Non può essere, la tua Anna è la stessa che ha versato la lacrima che ha fatto iniziare la maledizione, è per quello che il lago di Anna è chiamato così? Si chiama così oggi, non è vero? Sì, è la stessa persona. Che poveraccia sta qua. Cioè l'hanno incatenata in una roba, un carro che doveva tirare come un bue, è riuscita a scappare, la lacrima ha creato un lago, ha ucciso tutti, ha trasformato tutti in rospi, è scappata, è arrivata dalla moglie, la moglie l'ha sacrificata per costruire un castello. A me sorprende che non voglia distruggere il mondo intero, sta povera donna. Ma un po' di coglioni girati ce l'avrei anch'io. Che tragedia nella sua vita e la sua morte. Eh.
ma quella volta abbiamo avuto solo pochi anni assieme, eppure sono stati i migliori della mia vita. Neppure la più grande struttura che io possa mai costruire potrà eguagliare il legame d'amore che abbiamo forgiato. E poi l'hai uccisa. Non riesco a pensare a un modo migliore di morire che per mano sua, per quanto ora possa sembrare macabro. Un po' sì. Ma non deve essere così. No, non deve. La triste ironia del suo spirito vendicativo che viene liberato, che ci dà la possibilità, per quanto piccola, di riportarlo alla vita. Se ha bisogno del corpo di uno scheletro se movente dove insediarsi, sappiamo dove trovarlo. Sì, Yoshka. Lei stessa conosce bene quel posto. Va bene, molto bene. Allora, Kela secondo me rimane con noi, perché mi sembra efficace. Salviamo. Ok. E poi usciamo da qua e andiamo a vedere se possiamo andare a fare delle cose curiose con i pesetti. Allora, attraversa sta affare. Bravo. Poi tu sollevati. Tu vieni uno più in qua. Tu vieni uno più in qua. Così possiamo fare. Adesso poggiati. Poggiati. E siamo arrivati da dove siamo partiti. Ma qua ce n'è un altro da appoggiare, che non va da nessuna parte. Ok, non cambia niente, perfetto. Va bene, non serviva. Permesso. Buongiorno, signore. E quanti? Quanta brutta gente. Sciottiamone uno, va. Bravissimo, lei non è evocato. Ha vinto il premio mostro più inutile della settimana. Elmetto a cipolla. Essere individuati tra la folla quando si indossa questo larghissimo elmetto è praticamente scontato. Non è un elmetto da stealth. Direi di no. Niente stealth con quell'elmetto. Allora, noi siamo entrati da qua. Qua c'è il bagno. Qua non vedo gente. Qua ci sono dei soldi, grazie. Qua c'è un bel tesoro, grazie della giacca delle 212 monete d'oro, molto gentile. Poi, qua c'è della legna, bella legna. Qua c'è una forge, ci sono altre catene, se vogliamo mettere lo spirito al suo posto. E con calma, adesso le troviamo. E le catene, non mettermi in fretta! Catene. Ah, mi manca una catena. Dove l'ho messa? Dove me la sono dimenticata? Amici? Dove ho smollato la catena? Allora, vediamo la mappa. Qua c'è una catena. Quindi devo andare su e a destra. Ma lo stealth è da fifoni. Esatto, Marcio. Bravo, diglielo che lo stealth non ci interessa a noi. Voilà.
Abbiamo risolto il problema della catena. Qua c'erano dei soldi. E gli lasciamo a lui 73 monete. No. Porto a casa io. Che inizia a darsi da fare. Le fiamme che uscivano dalla fucina non sembravano neppure di questo mondo. Chissà, forse non lo erano. Gli occhi dello scalpellino si spalancarono, immersi in uno stato di trance. Ogni colpo preciso stupiva i suoi compagni. Stava impersonando gli dèi. Abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno. A posto. Allora, cuor di pietra. Ora che Kayla si è messa al lavoro con cuor di pietra, capisco come mai un martello magico possa essere così d'aiuto. Non ho mai visto niente che potesse anche minimamente assomigliare a quello che ha fatto mentre forgiava le catene per Anna, ma dubito che sarebbero state create alla stessa maniera se avessi dato io stesso le medesime martellate per forgiarle. Ci vuole un individuo dotato per maneggiare cuor di pietra in modo appropriato. Oltre a forgiare catene, cuor di pietra si è rivelato essenziale nel guidarci nella fortezza di Deva. Mi chiedo se lo sarà ancora in qualsiasi altra terra maledetta ci aspetti. Kayla non sarà la mia compagna preferita, però la sua abilità con il martello è un buon motivo per averla fra di noi, dopo tutto. Quanto può essere attendibile la storia che si narra sul nome del martello? Pare che il gioiello verde all'interno del martello sia letteralmente il cuore di un essere un tempo conosciuto come lo spaccapietre, individuo dal nome appropriato, tra l'altro, noto per la sua capacità di frantumare la pietra e polverizzarla con le mani nude. Ho pensato spesso di cambiare il mio nome in qualcosa di simile, però gli unici nomi che potrei usare sono il ruba amuleti o il ranicida, meglio lasciar perdere. Ciao GC Collection, buonasera. Ciao Ivi. Ciao, sono io, vecchio soprannome. Sì, tu, soprannome per 6 anni. No, è il modo in cui mi chiamano loro. Ma è il soprannome vecchio. Buonasera. Buonasera. Poi su Ivy. Vai, prego, prego. Va bene. Compagni, Kayla, cosa ci dici su Kayla? Non saprei cosa vuol dire essere un capo se so solo come derubarli. Quindi in questo senso ho difficoltà a relazionarmi con Kayla. Sono sicuro che ha dovuto prendere delle decisioni molto dure durante la sua lunga permanenza come capo degli scalpellini. Però lasciare che la propria moglie venga sacrificata per poter costruire la fortezza di Deva, vi giuro che che una decisione del genere non la capisco a nessun livello possibile e immaginabile. Kayla non parla molto del suo lutto, ma la rabbia dentro di lei risplende in battaglia. E cioè, con i coglioni girati, pure lei. Decenni di martellate su duri mattoni hanno portato ad una forza che ha superato quella della maggior parte degli uomini di Operentia. Quasi tutti, direi. Esatto, anche me. Perché diavolo è così difficile da ammettere? Kayla può maneggiare qualsiasi arma con facilità, ma si avvicina sul serio alla felicità solo quando brandisce il cuor di pietra. Che ogni volta che lo leggo io penso a cuor di pietra fame d'oro. Va bene. Anche se altre armi nel nostro repertorio possono rivelarsi più potenti in battaglia, cuor di pietra è quella a cui si aggrappa nei momenti difficili. È molto utile anche per riparare ponti misticamente distrutti. In effetti. Adesso, mentre scrivo questa nota, siamo nella fortezza di Deva, diretti alla resa dei conti con lo spirito della sua amata tradita, Anna. Come se non bastasse, anche i suoi ex fratelli della gita degli scalpellini si sono intromessi, ognuno consumato dalla maledizione del castello, fino a perdere il controllo. Non è facile per me, figuriamoci se riesco a immaginare cosa stia provando lei in questo momento. Non fraintendetemi, provo compassione per Kayla, davvero, quando le parlo di albergare nell'oscurità e cose del genere, segretamente è un pezzo della mia psiche che si trova d'accordo con lei. Auguro sinceramente un lieto fine sia a lei che ad Anna. Mi è stato detto che può essere risuscitata e che forse ci possono essere dei lati positivi una volta che tutto sarà finito. Quanto mi stava sulle scatole, cuore di pietra fame d'oro, vedo che non solo io ricordo questo personaggio minore. Tra l'altro conosco una persona che scrive per Topolino. Sappiate che potreste aver, se avete letto di Topolini nella vostra vita, potreste aver letto di Topolini scritti da un mio amico. Purtroppo i compagni di classe non erano persone disponibili ad usare il soprannome che volevi, quindi ne avevano scelto un altro che odiavo, però. Ammetto che non ricordo com'era nato, dovevo richiedere alla mia amica Morgana, me l'aveva trovato lei, va bene.
Ma sì, c'era adesso io. Per il semplice fatto che il soprannome comune per una persona che si chiama Ginevra è Ginny, che io detesto. Perché mi suona tanto da bambina, non me lo vedo. Va bene. Quello che piaceva molto a me quando. Poi è. Sì, con Ginny di Harry Potter non se ne può più, esatto. Però Ginny è il classico, però a me è sempre suonato come diminutivo molto da bambina. A me. Ma vedete Grifondoro, quella roba lì. A me era sempre piaciuto molto Gin, ma nessuno mi ci chiamava mai perché suonava troppo maschile. Capisco. Però mi piaceva molto Gin come abbreviazione del mio cognome. In classe me ne diede un altro che era Grimmy, che mi chiamano solo i miei ex compagni di classe con quel cognome. Ok. Ivy o Ivy me l'aveva dato Morgana ed era l'unica che mi chiamava con quel soprannome lì, perché tutti gli altri si rifiutavano perché mi avevano scelto Grimmy in classe, quindi Grimmy era. Pensa che a me in classe chiamavano Totano. Cioè, se tu ti lamenti di Grimmy, cosa dovevo dire io, capito? No, perché c'è una storia che dietro Grimmy, della storia che mi dava fastidio più che il soprannome. Capisco. Però per dirti una... Sì, sì, enigmista, Totano. Assolutamente. Cioè, di per sé non è il soprannome Grimmy, non mi dà fastidio, è la storia che c'è dietro che non mi piaceva. Però io ne avevo un altro, però si rifiutavano di usarlo. E in università poi è cambiato perché in giapponese il mio nome è difficile da dire, quindi diventa Gin o Gin, perché sono i due facili da dire. Quindi in giapponese è diventato Gin e online è Gwenfar, perché Gwenfar è me, quindi Gwen. Chiaro. Davvero Paolo, ma farti fare un disegno stilizzato, ma scrive, non disegna Marchioff, come se lo faccio io e ti dico che è suo, e non è... No, scrive le storie, non disegna. Poi l'università è cambiato per il giapponese, qui su Twitch è Gwenfar e via. Quanti soprannomi? Troppi. Ma i soprannomi non mi danno fastidio. Ammetto che mi dà fastidio essere chiamata per il nome intero. Ok. Non so perché il nome intero mi è sempre suonato molto pesante. Non chiedetemi come mai. Avevo fatto fare un amico che era fan di Nathan Never. Ho fatto fare un disegno autografato da una mia amica che era una disegnatrice di Nathan Never. Ma anche Archie Manu ha disegnato per Bonelli, se non erro. Ce la conoscete, se vi ricordate chi era, una streamer che conosco io, e la quale facevo pubblicità, poi ha smesso per un po', adesso ho ricominciato a streamare da poco. Ma scriveva storia del mondo di Topolino di Culi Paperino? No, scriveva per Topolino, non c'è differenza. Mi ricordo di aver visto una sua storia di Paperino, ma non so statisticamente quale scrivesse di più. Ok, poi ci resta ancora Forezza di Deva. Non ho mai pensato che la costruzione di un castello potesse essere una tragedia prima d'ora. Ma di questo si tratta nel caso della Forezza di Devo, una tragedia alimentata da una maledizione che mi è diventata fin troppo familiare negli ultimi tempi. Da quanto ci dice che ella, lei e i suoi scalpellini furono incaricati di erigere questa fortificazione da Re Vakar come dono per il figlio minore nel giorno del suo 18° compleanno, nonché come ulteriore rafforzamento del suo territorio. Egli mise all'opera gli scalpellini per ultimare il lavoro, ma per la prima volta nella loro storia essi fallirono ripetutamente. Ciò che costruivano di giorno crollava di notte, ciò che costruivano di notte seguiva la stessa sorte al mattino. Che le attribuisce tutto ciò alla maledizione che aleggiava sulla terra che si estende da qui alla grande foresta. Il vice al comando, Boldizar, che praticava l'arte oscura di propria iniziativa, propose una macabra soluzione basata sui suoi studi e gli disse a Kela che con la giusta miscela dei loro mortali gli scalpellini avrebbero potuto sfidare qualsiasi maledizione. Le maledizioni però, si sa, non sono facili da estirpare. Ebbene, gli ingredienti chiave della giusta miscela erano il sangue caldo e le ossa della prima persona che avesse messo piede in questo luogo maledetto. Quella persona fu Anna, la moglie di Kela, come lei stessa ci ha rivelato. A questo punto tutti avevano ormai deciso all'unisono che l'unico modo per preservare la reputazione degli scalpellini fosse ucciderla, e lo fecero. Accadde circa 2 anni fa. Da allora un paio di capitani di Vakar hanno reclamato il luogo, dopodiché la notte eterna è giunta. Sembra che la mancanza del sole abbia rafforzato il fantasma di Anna, provocando nella fortezza un enorme incendio che ha trasformato i soldati in non morti. Eppure sembra che altre forze siano in gioco qui. È solo un'intuizione, ma se c'è una cosa in cui sono bravo sono proprio le intuizioni. Che ha elaborato un folle piano per estirpare la maledizione. Spero sinceramente che riesca a portarlo avanti.
Forse personalmente non mi importa molto di lei, ma nessuno merita una simile tragedia nella propria vita. Oramai credo che solo pochissimi, tipo Casti o la Zi, che possa permettersi di scrivere solo per i topi o solo per i paperi. Si può essere. Non te lo so dire, non gliel'ho mai chiesto. Ok. Sconfigge il fantasma di Anna. Ripara con la catena. Ma quindi le catene servivano non per legare Anna, ma per riparare questa affare qua. Ah, ecco, vedi. È vero. Mi ho ritrovato da dove era uscito il soprannome Indian. Ma perché? Cosa vuole da me? Vabbè, me è venuto in prima linea. E quindi mo piglia dei gran danni. Però che male che sto subendo io. Abbiamo su un problema. Allora, tu cura te stesso. Molto gentile. Poi. Ah no, devo usare la pozione sua, maledizione. Questo però mi sembra efficace, posso dirlo. Che si pigliava un po' d'attacchi pure lui. Tu cura lui. Dai la slivovizza a lui. Tu cura tutti. Bravo. Tu dai la slivovizza a lei. Molto meglio. Molto meglio. Potenzia tutti. Ok. Mi disegnatore come Giorgio Cavazzano, se mi ricordo bene il cognome, quindi si limita solo a disegnare le storie di quei pochissimi. Nel mondo di Polino di la storia di Pippo e di Super Pippo. Pick up un posto speciale nel mio cuore. I disegnatori sono anche autori, ma non è sempre così, che in generale non è un male. No, sono d'accordo. Meglio far bene una cosa che mediocremente due. Allora, tu hai ancora delle signore cure. Quindi curati. Lo scheletro per il momento sta bene. Continua a provocare come non ci fosse un domani lui. Bravi, colpite duro. Colpite forte senza pietà. Ok. Guanti del gigante, forza 15, un paio di guanti di cuoio ruvido per nulla confortevole che conferiscono a chi li indossa, la forza di un gigante. Ciumbia, forza 15, un bel numero. Ma al punto che forse ci conviene darlo a lei, vero? Forza 53, forza 32. Direi proprio di sì. Facciamo un giro di ottimizzazioni. Là c'è un signore. Qua no. Qui non vedo passaggi né tasti. E di qua vedo un bel segreto, grazie. Anello Bezoar, lorica segmentata di cuoio, va bene. Però io vorrei salvare, c'è un posto dove salvare comodo qua attorno.
Non mi sembra, vero? Sì, andiamo di qua, andiamo di là, facciamo il giro del pentu e salviamo. Però fare una dormita, una salvata, così. Però non è di qua. Dov'è il punto di salvataggio più vicino? Dannazione. Tuo martello si chiama Cuore di Pietra, che la sento che c'è una storia dietro. La storia del pastore di nome Paul. Paul era abbastanza forte da sollevare un albero dalle sue radici. Mi viene da pensare che ora potremmo servirci del suo aiuto. Infatti potremmo. Vi contenterei persino dei suoi compagni un po' meno forzuti. Quelli erano i loro nomi? Ah sì. Il liscia alberi, l'impasta ferro e lo spacca pietre. Hai già raccontato metà della mia storia, giovane. Lo spaccapietre è particolarmente degno di nota. Le stile dicono, questo l'abbiamo già detto. Questi tre compagni credessero Paul morto nell'oltretomba. La grafica è davvero carinissima. Ricorda vagamente We Were Here Together. We Were Here Together. Ah sì, ho capito quale. Abbiamo recentemente giocato We Were Here noi. Tu. Eh? Abbiamo giocato recentemente We Were Here Together. Ma parla di paperini amici vari, dopo provo a cercare se esiste DuckTales per PC. Sì, esiste. Esiste la remastered, se non erro. Su Steam dovresti trovarlo. Al suo ritorno a Perensho, sul dorso di un grifone, li uccise tutti. In che altro modo ci si aspetta che uno tratti i vecchi amici? La magia alimentava ognuno di questi esseri e ora guarda il cuore dello spaccapietre. Quella pietra verde incandescente è un cuore. È da lì, caro cavaliere della patria di Anne, che il mio martello prende il suo nome. Allora, io riposerei. Salverei. La vecchia non mi ha detto roba nuova. Difatti non ha roba nuova. Potremmo fare ancora così. Non rimuovere tutti gli oggetti di Kayla. Rimuovi tutti gli oggetti da Sebastian, grazie. Un'altra voce aggiunta. Mesei. Dato che ero il più giovane di quattro fratelli, mi ritrovavo sempre preso di mira dagli altri con un battuto idiote o commenti sghignazzanti. Forse non lo sei ancora, Mesei, ma sto iniziando a vederti come il fratello minore che non ho mai avuto. La verità è che ho molta stima di questo giovane ragazzo. Posso prenderlo in giro, offrirgli impasto a piante affamate e ragni di grandi dimensioni, ma lo faccio sempre con un tocco d'amore. Che carino, Yoshka. Quello che gli manca in arguzia è più che compensato dalla forza sul campo di battaglia e la lealtà. Guardandolo vedo un giovane nella norma che francamente non fa pensare alla mente più brillante di Operensha. Poi però quando arriva la battaglia il carisma esplode. Non ha paura di esporsi i colpi per coprire i suoi compagni di squadra e vi assicuro che ne prende parecchi. E ci escorta sempre ad ottenere prestazioni ancora migliori. E ci escorta. Francamente non so come sopravviveremo senza di lui. A volte ho visto anche sfumature di sorprendente intelligenza, non del tipo che gli farà lanciare incantesimi un giorno, però può essere abbastanza perspicace talvolta. Ha appena 20 anni, ma finora ha avuto una bella vita. Ancora non riesco a crederci, ma è stato murato dietro una parete di pietra da Revacar, semplicemente perché si è rifiutato di condividere un sogno. Il sogno che lo avrebbe poi portato a uccidere Refondor per essere riuscito a mantenere il segreto. Sembra che piacesse molto la figlia di Vakar. Lei deve essere la ragione per cui lui è ancora al servizio di quel villano. Chissà se loro... No, non sono affari miei, ma da fratello maggiore devo interessarmene. Gli darei qualche consiglio, ma data la mia fortuna con le donne nel corso degli anni, nemmeno io potrei essere così crudele. Va bene, bravo, fatti i cazzi tuoi. Ma tu mi hai smollato il diadema di Reka. Perché non gli smolla anche le altre cose? Perché io gli darei onestamente tutto il set, sinceramente. Questo da bonus danno fisico ce ne facciamo poco, in effetti. Guanti del gigante, cosa gli manca? Cosa gli manca al set? Ah, l'arco di Reka. Fa 3-7, 6-12 da ghiaccio. Vabbè, stai come dici tu, fa quello che vuoi. Non ti servono le cose del set, va bene così. Allora, noi dobbiamo tornare dove eravamo prima.
facendo un giro del pento di nuovo. Vabbè, ma non deve pensare, deve colpire quello che gli indichiamo. JC Collection, non ci serve che abbia dell'indipendenza e della capacità cognitiva. Deve solo capire dov'è la parte appuntita dell'arma che è in mano e infilarla dentro il nemico. Tutto il resto è bonus, non è una cosa richiesta. Allora, andiamo a vedere quel signore che là in fondo mi guardava con aria minacciosetta. Suppongo di non poterti ignorare, vero? No, un'altra coppia di ex fratelli, tutto ciò inizia a stancarmi. Anche noi, ma siamo quasi arrivati. Immaginavo che... Buongiorno Rado e Sebo. Facciamo così. Bravo, cominciate a pigliare dei danni tutti. Tra l'altro a lei non ho dato una pozione, maledizione. Sì, ma lui è già 8 di 114. Santa pazienza. Evoca lo scheletro. Brucia tutti. Cura tutti. Curati. Bravo. Cioè, che nomi c'hanno questi signori? C'è l'elenco delle persone, dei scalpellini. Ci ha dato l'elenco prima dei nomi. Ma c'hanno dei nomi un po' particolari questi signori. È un po' sì. Faccio un bel giro di danni. Bravissima. Potenzi danni a tutti. Diamo una martellata a destra e una a sinistra. Questa a destra. Lui è 24. E si cura. E si cura pure lui, maledetti. Meno male che ho salvato, che ti devo dire. Allora. Questo ha fatto una pessima fine. Lui evoca? Immaginavo. Però se muore... No, eh. Bravo, che ci perde l'evocazione. Non ci resta che questo qua. S'addormenti, lei. Dai, salti il turno, così lui si sveglia e non fa niente, esatto. Perfetto. E qua mi sa che ci tocca menarlo e basta. Non abbiamo grandi altre alternative. Sì, però mancano tutti. Siamo problemi con i capelli. Con i capelli per caso. Ma dai, JC Collection. Ma dai. Magari c'è un problema di pelle e di acne. Può essere. Ti ci metti pure tu? Stasera abbiamo capito che va con le basi del cielo. È così, stasera. Ho iniziato io, mi do già la colpa di aver iniziato con la battuta scema, poi hanno seguito Magico Bu e tutti gli altri. Anche JC Collection è arrivato, anche lui si è influenzato senza saperlo. Quanto sei duro però, santa pazienza, quanto sei duro. È un golem di pietra, Mamma mia. Sembra di dar cazzotti al muro. Non volevo far 5. Vabbè. L'abbiamo fatto lo stesso. Io ne ho di legna e quindi nel dubbio ti menerò, cosa vuoi che ti dica?
Pian pianino, un pezzetto alla volta. Giusto? Sono sopravvissuti. E sono anche passati di livello. Va che bravi. Barbute. Indossando questo elmo, i tuoi nemici potranno guardarti negli occhi mentre li uccidi, ma anche l'unica parte del tuo viso che vedranno. Abbiamo preso una voce di diario, Jay. Per l'amor degli dèi, voglio soltanto vedere che cosa si trovi nella prossima stanza. Che cosa diavolo stavano pensando gli scalpellini quando hanno deciso di installare questi interruttori sul pavimento per bloccarli? Riesco a decifrare le istruzioni sul muro, per quanto contorte possano essere, però un'immagine che mostri l'impossibilità di operare questo meccanismo sarebbe stata molto più utile di 3 immagini una sopra l'altra. Che crudeltà da parte loro. Ed è davvero impossibile, non siamo che uomini e donne ordinari, non possiamo mica sollevare questo peso enorme che hanno lasciato qui, senza che lo si piazzi sul piatto, altrimenti inaccessibile, non vedo modo o maniera di aprire la porta. Sono talmente frustrato, la mia curiosità mi uccide, che cosa ci sarà mai là dentro? E non lo saprai mai, mi spiace. Ah, qua c'era il posto da riposarsi. Sono stanca di discutere della mia vita mentre ci accampiamo. Mesè, mi piacerebbe sapere di più su di te. Temo che non ci sia molto da dire, mia signora. È come se tu entrassi in empatia con le mie storie. Percepisco una grande tragedia in te, Mesè. Io che pensavo di essere duro con il bambino. Non ti sbagli, mia signora. Tutto è iniziato quando ho fatto un sogno che mi sono rifiutato di raccontare a mio padre quando me l'ho chiesto, sebbene gli dispiacesse. È successo che Revakar passò vicino a casa nostra mentre mio padre mi stava rimproverando. Anche lui è diventato curioso riguardo il mio sogno. Mi portò addirittura con sé al castello, implorandomi per ore di raccontarglielo. Ho rifiutato. Senti Numi, Mesei, perfino la nostra giovane compagna qui non ha esitato a dirmi che è qui per il sogno di un cervo. Ehi, per piacere! Continua Mesei. Il mio rifiuto portò Revakar a murarmi tra le mura del castello. L'ha presa bene, eh? Come Anna, ma senza alcuna magia, la vera natura di Vakar. Se non fosse stato per la bella figlia di Vakar che ha corrotto una guardia, sarei sicuramente morto. Quando un esercito invasore prese d'assalto il castello, la principessa mi lasciò libero di affrontare la minaccia. Feci tutto il possibile, ma fui fatto prigioniero. Il re invasore mi sfidò a una battaglia di indovinelli. Indovinelli. Per tutto il mondo di mezzo, come può essere ancora vivo. Perché il mio sogno predisse tutto. Sapevo tutto ciò che sarebbe successo e conoscevo tutte le risposte. Se avesse rivelato uno dei miei sogni con chiunque avesse pregato di conoscerli, non sarebbe andata allo stesso modo. Questo re di cui parli, Re Fondor, recentemente deceduto, è lui, morto per mano della mia lama. Mesei, un ammazzare? Wow, le nuove proposte della mia borsa magica sono davvero impressionanti. Signora, lei non ha seguito la trama. Le interessa solo che ci vende della roba. Va bene, buongiorno. Ciondola fiori di felce, intelligenza 5, è il metodo da gladiatore, forte agilità, resistenza al fulmine, il suo proprietario è stato sbranato da un orso. Vabbè. Arco ricurvo, le curvature aggiuntive di quest'arma procurano danni aggiuntivi negli attacchi a distanza. Un fiore di felce in questo ciondolo garantisce la fortuna di chi lo indossa, portando idee sempre più ambiziose. Però l'elmo da gladiatore non mi dispiace, prendiamolo. E poi, che è quello del metodo di cuoio? Va meglio con quello che ha. Prendere il metodo di cuoio, la collana, niente, direi. L'arco ricurvo, ce ne facciamo un cazzo. Purtroppo non ci ha dato del, come si chiama, della legna, volevo dire della legna. Salva la partita, vediamo cosa c'è oltre la prossima collina e poi vediamo se riposare. Allora, intanto facciamo passare di livello i nostri amichetti. Te ottimizzati. Bravissima. Safira, mia cara Safira. Io posso essere stupido e dare degli altri danni a sta donna. Così, la nostra filosofa del gruppo. Prende 3 di forza. Adesso ha 62 di forza, che mi sembra un bel numero.
Se io ti do 3 di vigore, ti alzo di 3 l'energia. Se ti do 3 di intelligenza, ti alzo di 3 l'energia. Quindi col cavolo ti do l'intelligenza. Se ti do la saggezza, 3 di saggezza, va bene. E 35 e 63. No, andiamo a 36, dai. Poveretta, c'ha bisogno di cose. Qua c'è del posto, si è messa l'altra abilità passiva perché ce l'ha a posto. Anche lui si è messo l'abilità passiva perché ce l'ha a posto. Cosa vuol prendere? Resistenza al veleno o intelligenza? Pugnalata. Ma in effetti un qualcosa che colpisca dietro non sarebbe poi male. Il problema è che siamo tutti frontliner. Quindi potremmo dargli un corpo da dietro. Prendiamogli un colpo a distanza. Che male non gli fa a lui. Andiamo a 30 di vigore, 25 di intelligenza. Perfetto. Risalviamo che abbiamo fatto i livelli e andiamo qua dentro, giusto? Ok, quindi devo far così. Così, e abbiamo fatto quella. Qua c'è un coso. Tanto prende la legna, grazie. Modo gentile. Allora, qua c'è un peso. Suppongo che noi si debbano fare queste qua. Giusto? Quindi se io sono qua. Ah, devo tenere premuta quella. Ci devo fare così. E quindi, chi è, tra l'altro? Jack Vice 91, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Allora, solleva il cosetto, ma la domanda è, ma io dove devo mettere il cosetto qua? Lo devo mettere qua? No, non mi ci fa mica andare qua. Parlava di mettere il peso su un piatto irraggiungibile. E dove sarebbe il piatto irraggiungibile? Perché tu non me lo fai portare fuori. Esatto. Cosa stiamo facendo? Allora, noi abbiamo questo qua sembrerebbe che il verde sia quello verde. Non che io debba far questi, giusto? O sì?
Come faccio? Il blocco mi serve per effettuare la terza combinazione. Il blocco che hai serve per riuscire a fare la terza combinazione. Perché mai? La posso fare anche senza. Cioè, la prima... è questa. Giusto? La seconda... è questa. E la terza è questa. Ma non ha senso. Ma anche perché se io sono qua non passo più. Cioè non posso neanche metterlo qui. Cioè non posso neanche uscire per far quello. Che cosa non capisco? Ah, tolgo per un momento, lei stia qua un secondo, grazie. Perché dall'altro lato non posso neanche dire che quelli premuti siano quelli bianchi. Ok. Perché nel momento in cui passo non posso più fare questo. Sulla materia di risetto non potevi metterlo a peso. No, non posso metterlo. Perché mi blocca. Se io provo a prendere il peso e lo spingo in fondo, lui si ferma qua. Fatemi rileggere questa cosa qui. Ah, una sopra l'altra. Ok, una sopra l'altra. Ok, adesso ho capito. Sono tre immagini una sopra l'altra, quindi l'unico che rimane fuori al quale non posso accedere è questo. Quindi faccio così. Queste qua sotto sono fatte per tutti. Questa fila è fatta per tutti. Questa è fatta per tutti. E siamo a posto.
bisognava tenere fuori tutti quelli segnati bianchi come fossero sovrapposte. No, non siamo pronti. Va a dormire, va a riposare, va a fare un giro. Ok, adesso non si spegne più per fortuna. Salva la partita. Poi riposati. O vogliamo provare a vedere prima cosa fa? Vediamo prima cosa fa. E poi carichiamo e in base a quello che è successo facciamo. Prima curiamoli, va? Facciamo proprio un giro di buon senso. Ok, poi diciamo anche che tu puoi usarlo. No, tu non usarlo più. Prendi la Slivovitz. Restituisci a lui tutta la sua cosa, a lei tutta la sua cosa, e siamo a posto. Poi tra l'altro devo fare tutto il giro con questa, 31 metri, 28, e qua sarà simpatico da capire come trovare i vari affari. 15, 12... Quattro metri, sette metri, quattro metri, tre metri, quattro metri. Scrigno. Poi cercarli sarà. Tutti i bolini sono trovati. Boh, ho risolto il problema. Grazie, arrivederci. Allora, abbiamo detto, salviamo la partita. Se poi non ci va il primo colpo, dormiremo, faremo quello che dobbiamo fare. Giusto? Ottimizza tutto, ottimizza tutto, ottimizza tutto, ottimizza tutto. Vabbè, hai cambiato anche armatura, bravo. Sì, medio bue. Non è una grappa, è un liquore. Chela, sei pronta per questo? Lo potrei mai essere, un liquore lato Europa dell'Est, alla prugna. Nessuno di noi può, non approvo quello che è successo qui, ma sappi che hai il nostro sostegno, di tutti noi. Catene pronte. Salve, Anna, con la vita di merda. Mi spiace, cara Anna. Hai guadagnato questa battaglia, amore mio. Ma che bellina che era pura. Ma non sopravviverai. Se lo facessi per me stesso, non lo farei. Ma tutta la vita è in gioco. Non mi fa affatto piacere. Anna, 300 punti vita. Immunità al veleno e al controllo. Pa! Guardiano di pietra, 176 punti vita. Salute e grazie al pifero. Allora. Al fuoco però non sei immune. Ok, non sei immune al fuoco. Bravissima. Non hai più cose qua che... Vabbè. Fai un giro di danni. Genera uno scheletro. Facci far più danni a tutti, scheletro compreso. Lei si è scudata, credo. No, ha fatto lui, ha fatto il coso, il Madorma. Buon uomo dorma. Da addormentato fa taunt lo stesso, però. Che simpatia. Meno male che almeno è davanti che piglia dei danni. E lei piglia dei danni da fuoco, cosa devo farle?
Cosa vuole che le dica? Lui non è ancora il caso che curi, e dio una martellata. Ma anche lei di una martellata, diano tutti delle martellate. E curiamo e aumentiamo la difesa. Mi sa che però sarà una battaglia lunga questa qua. Che la Slivovica ci servirà. Lo Slivovic. Non ho mai sentito usare chiamare al maschile in linguista triestina. Lei non si cura, vero? Io posso anche menarla pian pianino. Però sembra che avrei scelto di linguista. Essendo un distillato, è considerato Slivovic, è considerato maschile. Ma dai. Probabilmente perché noi la paragoniamo a una grappa e quindi ci suona femminile. Poi di base, essendo una bevanda di un altro, Slivovic, essendo un altro nome, non ho la pallida idea se in quella lingua ci sia il maschile o il femminile. Dovrebbe essere russo. Serbo, quindi sì, vagamente. Sì, comunque ceppo russo. Ceppo russo, quindi dipende se sono maschile o femminile. Questo non te lo so minimamente dire. Però se fa anche l'altro, signora. Con tutta la buona volontà, signor. Cioè, uno va bene doverlo far fuori, ma l'altro mi dà un po' fastidio, lo sa? È morta ciccia pasticcia. L'altro fa provocazione. E che devo fa? Signor. Non è che abbiamo alternative. Lo sa? Quello è ancora provocato. È morto pure Gian Giorgio. Sarà una battaglia dura questa qua. Anna dei danni li ha presi, non è che non li ha presi. Signora, però si calmi con sti cosi di pietra. Non è che possiamo stare qua tutto il giorno. Va bene, allora, carica. Qui sono quelle cose che sta solo nella Triestina, è vero. Io ho sempre sentito il femminile. Che cosa curiosa, credo che prima di oggi non avevo mai sentito il femminile. Comunque sì, probabilmente prevede l'assonanza con grappa. Non so. Ma anche perché Slivovica, la Slivovica... terminare con la A che fa più femminile? Fa più nome femminile? Invento, non dico sia così per forza. Allora, signora. Signora, dov'è? Qua. Signora, venga qua. Bersaglio o danni da gelo? Danni da gelo. Lì c'è l'arcobaleno. Gay Pride. Quando subisci un danno elementare, ottieni 25% di resistenza elementare per un turno. Bello. Tra l'altro, io mi sono appena ricordato di una cosa molto importante. Molto importante. Che vado prima a sperimentare, prima di fare questa cosa qua. Io c'ho una cosa che non ho usato fino ad adesso. Che cosa?
Gli effetti qua sotto. È vero che potrebbe essere quel momento in cui... facciamo delle cose... Così, ho avuto questo pensiero. Lui prende del danno. Però se lo sciottiamo prima che lei evochi quello dopo, grazie, magari una legnata lei riusciamo anche a darla. E questo fa tutti i minuti con 100% di iniziativa per due turni e il 60% dell'energia, che è una cosa bella in generale. Allora lei... una mazzata, due mazzate. Brava. Io so che dovrei curarmi, ma finché lei non evoca, io la colpisco più che posso. Più che la manco, peccato. Lei si scuda, ottima scelta. Ok, arriva il secondo stronzone, perfetto. Allora, secondo stronzone. Facciamo così e curiamo tutti. Evochiamo qua il teschietto di mia nonna. Comunque direi molto meglio questa... battaglia qua, dia il danno a tutti. Se queste cose non le sei tu con il tuo lavoro, chi le sa se no? Vabbè, Slivovica, non so se c'è in un cruciverba. Slivovica, chiedilo a lui, lui mi fa il cruciverba. Per ora è ancora provocato lei spara il raggio della morte. Lui è ancora sempre provocato, continua a essere provocato lui. Continua, la smette, ha smesso. Lei si scuda, ma io, dottoressa, mi spiace dirglielo, ma quel che posso tirarle io glielo tiro. Cosa fa di bello? Anche perché se fa la seconda provocazione siamo fregati, cioè se evoca il secondo siamo fregati. Ce la fa a prendere dei danni, signora, per cortesia. Non... adesso dobbiamo menare questo. È evocato il secondo, maledizione, e questo non è buono per niente. Perché io non so se ho qualcosa che anche dato... lei ha ancora un attacco che può fare tutto. Quindi facciamo così.
Se questo la sciotta, abbiamo vinto. Ok. Bordone del tuono. Danno critico, forse costruito dal dio più importante tra tutti quelli del sopramondo. È il libro dei ghiacciai inferiori. Un piccolo libro che riguarda ghiaccio e freddo. Più tranquillo. Come? Come hai potuto? Pensi che non è neanche riposato, signora. Mi sono ricordato solo di avere delle abilità. Il mondo una volta ha messo in dubbio il nostro amore. Molti lo fanno ancora, ne sono certo. Ma l'amore unisce le anime, l'ho rassicurata, le nostre soprattutto. Si è fidata di me con tutto il suo cuore e ho tradito questa fiducia. Non più. Queste catene trattengono la tua anima in stasi, amore mio. Quando ciò sarà finito, esso sarà ravvivato. Sarà più vivo che mai. E se riesci a trovarlo nel tuo cuore per perdonarmi, spero che possa unirti ancora una volta con la mia anima. Ma fino a quel momento, voi, eroi, potreste avere il mio martello per questa nobile ricerca, se lo vorrete. Lo prenderemo, con gioia, vieni, vieni, ciccia, seguici. Cuore di pietra ricostruì il sentiero interrotto che conduceva ai Taltosh. Un tempo fortezza fiorente, Balvanios si ergeva fiera come l'ultimo baluardo di una fede morente. Ora una maledizione domina il castello. Stava cominciando a sembrare tutto troppo familiare. I castelli maledetti sono un tanto al chilo qua. Balvanios, cosa succede quando le fate che hanno costruito il tuo castello si sentono come se le avessi tradite? Stai per scoprirlo e non sarà piacevole. Molto bene. Sono contento, non vedevo l'ora proprio. Balvanios. Bel posto, accogliente, soprattutto l'inverno, d'estate fa un po' caldo, ha un problema di condizionamento dell'ambiente, secondo me. Però l'arredo, bello l'arredo, fine, non impegna. Trovo una via verso l'albero del mondo. Ma io vorrei trovare un... A parte che Mesei è passato di livello. Ecco, un altro castello, un'altra maledizione. Vede che la vede un po' come la vedo io, signora. Allora, ottimizzi quel che devo ottimizzare, ottimizzi quel che devo ottimizzare, ottimizzi tutto quello che devo ottimizzare. Bravissima. Mesei, tu che sei... Mesei. Per il re. Questo è anche un bel coso. Quindi diamo intanto della difesa a Mesei, che lui non sa niente, ma nel dubbio si difende. E poi gli diamo... Ma gli diamo un po' di forza al povero Mesei, che... I was a guest here once. È stato ospite una volta qui molto tempo fa. Before he betrayed the old faith? Yes, he was quite the charmer. Un bel uomo era. Some fairies and demons behind this castle's curse. No demons, just giants and fairies. Very angry giants and fairies. Giganti e fatine ci abbiamo qua. Can't wait. Questa qua non abbiamo mica capito cosa facesse dall'altra parte, Qua sarà tutto da capire. Ma soprattutto c'è un maledetto posto dove riposarsi. I compagni entrano nella torre tra i rumori di un alterco. Siete circondati. Non ce n'è bisogno, pratico la vecchia fede come te. Cambò. Menzogne, non ci si può fidare degli umani. E questo l'uomo che cerchiamo, Elia... Capo può farlo da sé, ma so che apprezzerebbe un sostegno. Vedi, Yoshka, eccola qua la battaglia che stavi cercando. Tutto per salvare un Taltosh, che cosa sono diventato? Ma io volevo un posto per dormire. Vabbè. Signor guerriero Rator. Guerriero Rator. Sia buono. Facciamo così, va. Poi facciamo così. Che mi sembra un buon modo per iniziare. Che ne dice? E poi iniziamo a levare dai piedi della gente.
Faccia sul contrattacco. Vabbè, i rattini non sembrano così tremendi. Io volevo anche andare a fare del backtracking in tutto questo. Vabbè, il fuoco ha fatto quel che doveva fare. La spada rotante pure. E boh. Il mio destino su queste cose non è... l'avevo già letto. Eh? L'avevo già letto. Ah, ok. Va bene, è passata anche Ciccia. Non è stato un tempismo perfetto? E lì è bello rivederti ancora una volta. Vedo che hai portato degli amici, in un certo senso. Oh, non ascoltare io, scacca un po'. Sua madre era una... Sua madre era un codice fiscale. Va bene, così. Io non so cosa significhi, neanch'io. Ho atteso dei compagni per così tanti mesi. Il vostro arrivo è più che benvenuto. Ma quali hai aspettati i compagni? Significa che ci aiuterete nella nostra ricerca per salvare il Re Sole e ci indicherai il passaggio per l'albero del mondo? Ma certo, ero diretto lì comunque. Prima dobbiamo solo affrontare alcune semplici sfide. Semplici, dici, eh? E mia madre era una sepersoi. L'ho detto giusto? C'è qualcos'altro che dovremmo sapere di questo posto Taltosh? Per favore, chiamami. Campo, ebbene sì, ma lo terrò per me, per farmi una sorpresa. Già ho voglia di buttarti a mare. Bella, spero. Prima su. Una prova di forza. Sì. Ma guardi, io la prova di forza la faccio dopo. Non si offenda lei. Ah, riposa. Eccolo qua dove si può riposare. Vedi che si può riposare. Mentre i compagni si accampavano, Sebastian e Delia ha ripreso la storia della maledizione di Balvanios. La nuova fede stava guadagnando popolarità, cosa poco gradita ai giganti e alle fate di questo regno, essendo essi stessi i veri e propri simboli viventi dell'antica fede. Unendo le loro forze costruirono Balvanios, un paradiso per coloro che non avevano ceduto alle assurdità della nuova fede. Senza offesa, Mesei. Nessuna offesa. Accolsero e invitarono il conte Apor a presiedere al castello, cosa che fece per molti anni con soddisfazione da parte di tutti i suoi edificatori, finché un giorno si innamorò di una donna di nome Imola. Vicino a... Niente, Imola è provincia. La cui famiglia era devota alla nuova fede. La famiglia di Imola non le avrebbe mai permesso di sposare un uomo da loro ritenuto pagano. La guerra sembrava inevitabile. Se il conte avesse chiamato l'adunata, io stesso avrei combattuto al suo fianco per onorare l'antica fede. Fu stipulato un compromesso. Sebbene il conte Apor rifiutasse la conversione, accettò di permettere al suo primogenito di diventare un seguace della nuova fede, che è esattamente ciò che ha fatto. Il loro bambino fu in effetti cresciuto come seguace della nuova fede e le fate presero provvedimenti. Lanciarono la maledizione che ancora oggi si trova su questo luogo. Trasformarono i ratti del castello in feroci guerrieri delle dimensioni umane. Crearono insidiose trappole. E l'antico elementare, non dimenticare l'antico elementare. Cioè, ci fermammo qui per sfidare tutti questi pericoli, per il bene del nostro nuovo amico Taltosh. Lo apprezzo molto, Yoska. In pochi mi hanno considerato un amico. Sì. Tu, Kelal vecchio, una vecchia strega che mi rimprovera di continuo. Sto facendo amici dappertutto qui, da solo. Vabbè. Un po' ti capisco. Allora, facciamo passare Kela, va? Fabbra, venga qua. Allora, signora Kela. Parola della vita è un bel... Ma anche se tu non è che devi proprio curare, Però, meglio avere una cura in più che una cura in meno, sinceramente. Mi sbaglierò. Però le diamo un po' di vigore, signora, perché... Lo sa che se le do forza e le do vigore, i suoi punti ferita avanzano allo stesso identico modo? Se ne rende conto, signora. Non le serve la difesa, Non ne ha bisogno che la difesa. Ma, insomma... Poi difesa, proprio male, non le farebbe la signorina Kela. Giusto perché se poi mi sviene, mi crea un problema.
Mi piace che ogni volta che clicco cambia l'arco. Eh? Ogni volta che clicco ottimizzare tutto cambia l'arco. Non sa neanche lui qual è il migliore dei due. Ma usassi l'arco una volta nella vita, dottore. Vabbè. Va bene, è così. No, ma... Che mia madre cos'era? Sisbisni. E cosa sarebbe in poche parole? Uno spirito demone che seduce i giovani. Ah, va a posto. Ballando tra toni e fulmini mentre la pioggia bagna il suo abito bianco e i lunghi capelli. Ti dirò, mia madre aveva i capelli corti, non indossava mai abiti. E ogni... Come non indossava mai abiti? Era una nudista tua mamma. E odiava bagnarsi. Yorska, perfino io capisco che era solo una presa in giro. Ne ho sentita qualcuna anche da te. In effetti, Mesei, è solo che mia madre era davvero una bella donna, ma certo non un demone seducente. È morta quando avevo 7 anni. Avendo quell'età ho avuto il tempo di conoscerla abbastanza bene e da allora non ho fatto altro che sentire la sua mancanza. Mio padre ha fatto il meglio che poteva, ma... Se ho punto così nel vivo, Yorska, mi scuso. Non ti preoccupare, vecchia. Inoltre, è un insulto divertente. Me lo ricorderò per riutilizzarlo un giorno. Ah, adesso rubiamo le donne anziane, vero Yorska? Inappropriato come pochi. Va bene, allora... Salviamo la partita, grazie. Sì. Tra l'altro adesso dovremmo andare a capire se... Ah, abbiamo anche il Campo, che non sappiamo cosa fa. Campo, vieni... Non togliere gli temesei, fammi vedere cosa fai però. O lo vediamo la prossima volta, lo vedremo la prossima volta, ho deciso. Chissà cosa fa. E qua dovremmo andare un po' a vedere... Cosa ci manca. Tipo, la forza di Deva ci mancano 3 segreti su 8. La chiave del baule siamo tutti a posto. Segreti ne mancano ovunque. Qua ne mancano proprio a casse. Ma la domanda è, ma io ci posso andare? Sì. Cioè, clicco e ci vado così a caso? E soprattutto i nemici sono respawnati? Puoi scoprirlo solo andando. Sì, però è una domanda molto importante. Più o meno, perché comunque ho i riposi contati. Quindi non posso... Se sono respawnati non posso comunque farmare come un pazzo. Sicuramente c'era della roba... Che tipo qua dove dovevo andare. Perché c'erano dei rami del nostro amico albero qui. Che adesso non ci sono più. E sono soltanto il coso per passare dalla bocca qua, mia nonna. Ah, però qua possiamo andare. Perché qua... No. Ma qua... Guardalo qua. E ora si può passare. Capito? Salve. Salve Pietro. Così, una passata veloce. No. Sono inciampati male questi schermi. Sono fatto una brutta fine. Un fulare abbiamo trovato, va bene. Ma soprattutto tu mi hai detto sei a 10 metri. 9 metri, 6 metri, 3 metri. Qui, quindi. Vabbè, grazie. Vabbè, ce n'è ancora di roba da scoprire in sto posto, eh. Qua mi dirà, se hai trovati tutti, esatto. Vabbè, questi nemici inciampano così. Difatti è simpatico, abbiamo trovato della roba che mancavano, sono soldi per fare il resto delle cose.
Però sarà un bel giro scoprire tutti i segreti dei vari livelli, eh. Questa credo che sia l'uscita. Sì, questa è l'uscita. Segreti 4 di 10. 4 di 10 sono pochissimi. 4 e 10 niente, 4 meno della di 10? metà. Esatto, è proprio niente. Quattro di 10 è proprio nulla. E dire che mi è sembrato di essere attento nell'esplorare le cose. Ma evidentemente non abbastanza. Giusto? Questo l'avevo già trovato. Beh. Poi magari ci sono delle cose da scoprire diverse, cioè dei poteri che ancora non abbiamo e che ci servono per esplorare i vari segreti. Però non ne ho veramente idea. Beh, interessante sicuramente. Andremo magari a farci un bel giro, visto che non respawnano i nemici. Andremo magari a farci un giro. La prossima volta ripartiamo dal lago di Anna, prima torre, e vediamo se troviamo un po' di segreti. Adesso che abbiamo un po' capito come funziona, no? C'era della roba. Ti obbliga? No, sicuramente perché c'è ad esempio una cosa che andava sott'acqua che non abbiamo mai fatto. E quindi quello è sicuramente un segreto che non abbiamo mai sbloccato qua. Bisognerebbe segnarsi le varie cose nei vari livelli e poi capire cosa ci siamo persi, diciamo. Dobbiamo tenere traccia di tutto, quindi. Secondo me è tutto da esplorare sto gioco, ma con estrema estrema cura. Ma se pensate che dall'altra parte c'è una pietra mistica, vattelapesca, che non sappiamo neanche cosa faccia. A parte questi bellissimi pezzi sott'acqua. E per una volta non lo dico neanche sarcastico, bellissimi, mi piacciono molto questi pezzi sott'acqua. Ah, qua siamo arrivati al drago morto. Vabbè, non lo faremo sicuramente adesso. Togliamoci dai piedi. Vedremo se puoi fare del backtracking oppure no, ma forse no. Forse me lo farò per i cavoli miei in un altro momento. Non puoi lasciare segnali sulla mappa come l'altro gioco che facessi di questo genere. Mi sembra di no, ma controlliamo subito. Naviga zoom, posizione corrente, posizione segnaposto. Sì, posso piazzare dei segnali sulla mappa. Quindi nel momento in cui troviamo qualcosa, da adesso in poi lo possiamo fare. Altra trave. I tuoi poteri sono affascinanti, campo. Come li hai ottenuti? Ci sono nato in una certa misura. In una certa misura, sì, vedete, un talto ci ha benedetto sin dalla nascita per servire l'umanità in modo sciamanico, un modo per promuovere la vita e la felicità. Eppure il potere di devastare in battaglia assumendo altre sembianze. Ah, dai. È qui che entra in gioco il resto di quella certa misura. Non molto tempo dopo aver appreso del mio maestro tutto ciò che potevi insegnarmi, averlo visto partire, le mie peregrinazioni mi hanno condotto alla corte delle fate. Rispettarono la mia devozione per l'antica fede e mi conferirono i poteri di trasformazione, perfino il respiro di fuoco. Abbiamo visto questi poteri in azione? O no, non ancora, ma con una sufficiente esperienza in battaglia dovrebbero manifestarsi del tutto. Davvero qualcuno crede a questa storiella? È solo un'illusione. Non ho abbastanza dita sulla mano per contare le affermazioni ridicole di Campò. Questo mi ricorda che come altri Taltosh sono nato con un sesto dito sulla mia mano sinistra. Più un nocciolo in realtà. Anche quando dice la verità è disgustoso. Va bene. Salvi, salvi a Balvanios, va bene. Esca, 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 esca. 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 Va bene, cari amici, io vi ringrazio
della compagnia, vi ringrazio di follow, donazioni, di sub, annessi connessi, soprattutto come sempre della compagnia. Noi ci vediamo domani sera o con Someday I'll Return oppure con una vettura grafica ancora che non sapete ancora voi. Io lo so già, ma voi no. Buonanotte a tutti e grazie della compagnia. Ciao!